Una meravigliosa messa di Natale c'è stata ieri, vigilia di Natale, da parte di Papa Francesco, di Sua Santità, il Vicario di Cristo per eccellenza. Infatti, il nostro amato Papa avrebbe ricordato che Betlemme, città natale di Gesù, significa casa del pane, e avrebbe detto: Dio sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere, ma sa anche che i nutrimenti del mondo non sazia il cuore. Nella scrittura il peccato originale della umanità è associato proprio al prendere cibo, prese del frutto e ne mangiò, dice il libro della Genesi. Prese e mangiò, l'uomo è diventato avido e vorace. Avere e riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un insaziabile ingordigio attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. E quindi Betlemme diventa, metaforicamente parlando, simbolicamente parlando, la svolta per cambiare il corso degli eventi, il corso della storia. L'Iddio nella casa del pane nasce in una mangiatoia, come a dirci: eccomi a voi, come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare, non dà qualcosa, ma se stesso. Se la accogliamo, la storia cambia a partire da ciascuno di noi. Perché quando Gesù cambia il cuore, il centro della vita non è più il mio io affamato ed egoista, ma lui che nasce e vive per amore, che vive per noi. Una riflessione piena di amarezza, quella di Papa Francesco, che avrebbe detto poi: la strada anche oggi è in salita, va superata la vetta dell'egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. E per quanto riguarda invece il, chiamiamolo, il Natale, il gesto del Natale, appunto, di questa festività, la nascita di Gesù, Papa Francesco avrebbe aggiunto: davanti alla mangiatoia capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l'amore, non la voracità, ma la carità, non l'abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire. Bene, un Papa davvero meraviglioso, un Papa davvero ottimo, straordinario, che nella messa di Natale si erge a paladino di vere e proprie situazioni e messaggi, quindi moniti, che devono essere presi, appresi e compresi e quindi metabolizzati dentro di noi, perché Betlemme effettivamente è il luogo simbolo di un Gesù che nasce, che si fa uomo e che va a sacrificarsi poi quando è il momento per salvare l'umanità. E soprattutto in questo Natale pensare più non tanto alle cose terrene, ai beni materiali, perché tanto noi moriamo tutti, ma pensare invece al cuore, all'anima, allo spirito di ciascun essere umano, nessuno escluso. Bene, complimenti al nostro amato Papa, Papa Francesco, che come sempre sa arrivare al cuore della gente e come sempre sa elargire perle di pura saggezza, saggezza che arriva fino al cuore di un essere umano, qualsiasi esso sia. Grazie, un cordiale saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.